applausi, perché sennò dopo famo la guerra degli applausi. Come Vincenzo è un ospite, io non vi chiedo di fare applausi. Allora, a tutti, naturalmente. Grazie. Io presumo che Vincenzo avrà qualcosa da dire, però prima, mentre aspettavamo, perché hai fatto ritardo, venivo da Caeta dove ho avuto un impegno istituzionale. Una signora, una compagna, mi ha detto, mi ha fatto notare una questione, io te la vorrei porre. Metti il microfono. Dice, ma la governabilità, siccome il referendum è legato alla legge, all'Italicum, non è che sia un diritto costituzionale, la governabilità. Noi, tu hai citato Raggi, no? Ebbene, a Roma, dopo 76 anni, c'è il primo monocolore. Hai visto che casino hanno combinato? Quindi la domanda che io ti faccio, caro Bruno, secondo te, collegata all'Italicum, è una domanda un po' anche difficile, diciamo, questa governabilità, secondo te, può essere un diritto costituzionale? Oppure la Costituzione non si deve interessare di queste cose? Beh, infatti la nostra Costituzione non si interessa della legge elettorale, hai ragione. Viene sempre prima la politica. Hai ragione, hai fatto l'esempio di Roma, c'è un partito che ha la maggioranza e hanno delle difficoltà per governare che io spero vivamente che vengano superate al più presto, perché debbano essere risolti i problemi dei romani. E però è la politica che comunque deve dare la risposta. Quindi io penso che è sbagliato, non c'entra niente, legare la riforma costituzionale alla legge elettorale. La legge elettorale è una legge che, come tutte le leggi in questi ultimi 22 anni, tenta di dare la maggioranza di governo a chi ha la maggioranza relativa, cioè a chi non ha poi la maggioranza assoluta dei voti. Questo è il maggioritario. Accadeva così col Mattarellum. Vi ricordate che nel 96 noi vincemmo le elezioni come Ulivo, ma non avevamo la maggioranza dei voti? Ve lo ricordate questo? Quando Vincenzo Vita fu eletto in questo collegio e poi fece il sottosegretario, quel governo Prodi non aveva la maggioranza dei voti degli italiani, ma la maggioranza dei voti degli italiani erano dati da Forza Italia più la Lega, che si presentarono divisi, ce lo ricordiamo? Il maggioritario è questo, il maggioritario che vale nei comuni, vale in regione, vuole dare la maggioranza di governo a chi ha la maggioranza relativa. Io penso che questa è stata una scelta ormai sedimentata negli italiani. Noi ci facciamo elezioni comunali, elezioni regionali, ci abbiamo fatto elezioni provinciali. Hai ragione tu che la politica è sempre principale, cioè non è detto che anche se hai un'unica forza politica e hai la maggioranza, poi sei in grado di governare 5 anni. Questo non è detto, però la Costituzione, che è una carta fondamentale dello Stato, non entra su niente sulla legge elettorale, cioè la legge elettorale maggioritaria, o la chiamate il Mattarellum col quale è stato eletto Vincenzo, o lo chiamate Porcellum col quale sono stato eletto io nel 2013, o lo chiamate Italicum, la legge maggioritaria oramai per noi italiani è acquisita, tant'è vero che la usiamo da tanti anni nei comuni, nelle province e nelle regioni, ma non risolve i problemi della politica. Grazie. Allora,